tutti, oggi realizzeremo un bel vuotatasche, lo vedrete velocissimo. Per il nostro progetto di oggi ci occorrerà un pochino di tessuto, guardate, io ho questo doppio e poi ho qui così del tessuto imbottito. Se non avete il tessuto imbottito, va bene qualunque altro tipo di tessuto che metteremo, triplo o quadruplo, dipende dallo spessore. Poi ci occorrerà un foglio di quotidiano per realizzare una dima, le forbici e la nostra macchina da cucire che mettiamo subito in funzione e andiamo subito a cucire. La prima cosa da fare è realizzare la dima e potremmo usare un giornale come ho fatto io. Lo vedete, è semplicissimo, sono 5 cerchi su un cerchio più piccolo centrale e in seguito io ho leggermente così arrotondato in modo da ottenere la forma di petali. Ora vedrete un lavoro davvero velocissimo. Quindi mettiamo il nostro tessuto doppio, triplo oppure la nostra tessuto da imbottitura. Quindi il tessuto che abbiamo deciso di usare sopra, piegato doppio, eccolo qua, diritto contro diritto. Quindi l'imbottitura e due strati di tessuto. Ora vedrete, velocissimo. Appoggiamo sopra la nostra dima e con un pennarello o con un gesso segniamo il contorno. Quindi ecco qua il nostro disegno. Quindi lo ripeto, abbiamo sotto l'imbottitura e quindi il nostro tessuto diritto contro diritto. Possiamo, se lo desideriamo, fissare così con degli spilli in modo che il nostro lavoro non si muova. Ora andiamo subito a cucire. Seguiamo tutto il contorno del fiore che abbiamo disegnato. Quindi posso levare gli spilli qua. E quindi prendo le forbici e taglio tutto intorno al mio fiore a circa mezzo centimetro. Qui così, dove ci sono gli angoli, pratichiamo, mi raccomando, non tagliamo la cucitura, dei tagliettini in questo modo. Una volta che avremo appunto tagliato tutti gli angoli in questo modo, quindi fatto questi taglietti, proseguiamo in questo semplicissimo modo. Prendiamo uno solo dei nostri tessuti. Quello qua non riusciva a separare, quindi dicevo, facciamo un taglio qui in mezzo, così croce, e quindi svoltiamo il nostro lavoro. E
quindi eccoci qua, facciamo bene bene tutti gli angoli con qualcosa di tondo. Lo vedete, io ho qui la stessa forma con la quale ho fatto i cerchi. Realizziamo un cerchio su un tessuto che sarà leggermente in contrasto e ritagliamo. Quindi non ci preoccupiamo del taglio, lo copriamo con il nostro cerchio e andremo direttamente a cucire. Quindi così infiliamo sotto la macchina e cuciamo. Una serie di impunture qui in mezzo, guardate, cucio così a mano libera. Questo modo. Ed ora guardate, faccio questa semplicissima operazione. Dovrò realizzare sempre delle piccole impunture qui che andranno a simboleggiare appunto i pistilli. Ne approfitto, vedete, io qui ho tagliato sul disegno di una foglia e quindi seguirò un pochino. Faccio tutti i lunghi uguali. Ed ecco fatto. A questi punti tagliamo tutti i fili che avanzano. Lo vedete, lo avete visto prima, non ho tagliato il filo ogni volta che saltavo da una righetta all'altra, e qui opla, e quindi ora dobbiamo tagliarli. Avremo tagliato tutti i pezzetti di filo e il nostro vuotatasche sarà praticamente pronto. Ora non ci resta che chiudere leggermente i petali, quindi con ago e filo. Così, appena appena qualche punto. Non dobbiamo cucire molto. Mi raccomando, punti piccoli. Dovremo cercare di fare in modo che restino più possibile invisibili, naturalmente. Scusate. Quindi ecco, vedete, appena appena chiudiamo così leggermente tutti i petali.
Ed ecco fatto, come avete visto, in un attimo lo abbiamo realizzato. Io mi sono divertita oggi pomeriggio e ne ho realizzato anche uno di jeans che è bello rigido e uno rosso. Eccoli qua. Ed ecco qua, il nostro progetto è terminato. Come avete visto, facilissimo e assolutamente veloce. E come sempre, grazie, grazie davvero a tutti. E come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!